Povero Queequeg, quando la nave fu quasi mezza sbudellata, avreste dovuto chinarvi sulla bocca porta e dare un'occhiata laggiù, dove, vestito solo delle mutande di lana, il selvaggio tatuato andava strisciando tra l'umidità e il fango, come un verde ramarro maculato in fondo a un pozzo. E un pozzo, una ghiacciaia, risultò per lui, povero pagano. Strano a dirsi, con tutto il caldo delle sue sudate, mi prese un terribile colpo di freddo che si voltò in febbre e alla fine, dopo qualche giorno di sofferenze, lo stese nella branda proprio sul limitare dell'uscio della morte. Come si consumò e ridusse in quei pochi lunghissimi giorni, finché non parve restare di lui molto di più dello scheletro e dei tatuaggi. Ma mentre tutto il resto in lui smagriva e gli zigomi gli si affilavano, gli occhi invece parevano farsi più grandi, prendevano una strana luce morbida e vi fissavano dolci ma intensi dal fondo della sua malattia. Meravigliosi testimoni di quella sanità immortale che in lui non poteva morire né indebolirsi. E come cerchi nell'acqua che svanendosi allargano, così pareva che i suoi occhi crescessero di continuo, come gli anelli dell'eternità. Un sacro, indicibile terrore vi prendeva, mentre sedevate accanto a questo selvaggio in agonia, e gli vedevate in faccia quelle cose strane che videro quelli che assistevano Zoroastro morente. Perché tutto ciò che è veramente prodigioso e tremendo nell'uomo, finora non è stato mai messo in parole o in libri. È con l'avvicinarsi della morte che livella tutti allo stesso modo, tutti colpisce allo stesso modo con un'ultima rivelazione che solo tra i morti uno scrittore potrebbe descrivere adeguatamente. Sicché, ripetiamolo ancora, nessun caldeo o greco moribondo ebbe pensieri più alti e più santi di quelli le cui ombre misteriose si vedevano passare sulla faccia del povero Queequeg, mentre se ne stava quieto nella branda oscillante e il mare agitato pareva cullarlo gentile all'ultimo riposo, e l'invisibile marea dell'oceano lo sollevava sempre più in alto verso il suo destino nel cielo. Non uno dell'equipaggio che non lo desse per morto, e quanto a Queequeg stesso, ciò che pensava del suo caso fu dimostrato energicamente da un curioso favore che chiese. Chiamò a sé uno nel grigio quarto della diana, quando il giorno stava appena nascendo, e prendendogli la mano disse che mentre era a Nantucket aveva visto per caso certe piccole canoe di legno scuro, come il ricco legno di guerra della sua isola nativa, e chiedendo aveva saputo che tutti i balenieri che morivano a Nantucket venivano composti in quelle nere canoe. L'idea di essere seppellito in quel modo gli era piaciuta molto, perché non era diversa dalle usanze del suo stesso popolo, che dopo aver imbalsamato un guerriero, lo stendeva nella sua canoe e lo lasciava portare dalle onde agli arcipelaghi stellari. Difatti, non solo essi credono che le stelle siano isole, ma che molto al di là di tutti gli orizzonti visibili, i loro dolci mari immensi si mescolino ai cieli azzurri e così formino i frangenti bianchi della Via Lattea. Aggiunse che rabbrividiva al pensiero di venire sepolto nella sua branda secondo i costumi abituali del mare e buttato come qualcosa di vile ai pescicani che si nutrono di morte. No, egli desiderava una canoa come quelle di Nantucket, a lui come baleniere tanto più congeniali, visto che queste canoe, casse da morto, sono senza chiglie, come una lancia a balene, per quanto ciò importasse governo incerto e molto scarroccio nella rotta che scende ai secoli oscuri. Ora, appena si seppe a poppa di questo strano caso, il carpentiere ricevette subito l'ordine di accontentare Queequeg, qualunque cosa chiedesse. C'erano a bordo certe vecchie travi barbariche, color di bara, che durante un lungo viaggio precedente erano state tagliate dai boschi aborigeni delle isole Laccadive.
e si raccomandò di fare la cassa con queste tavole scure. Saputo dell'ordine, il carpentiere da mano al regolo e con tutta la sveltezza incurante del suo carattere va dritto al castello a prendere con gran cura le misure di Queque, segnando regolarmente col gesso la persona di Queque ogni volta che spostava lo strumento. Ah, povero diavolo! Ora sì che muore, fece il marinaio di Long Island. Ma quello torna al suo banco e per comodità e riferimento generico vi riporta la lunghezza esatta che deve avere la bara. Poi fa il riporto permanente tagliando due tacche alle estremità. Fatto questo, raccoglie tavole e strumenti e si mette al lavoro. Quando l'ultimo chiodo fu infisso e il coperchio debitamente piallato e adattato, il maestro si buttò la cassa sulle spalle con disinvoltura e avanzò a prua con quell'affare addosso, domandando se da quella parte le cose erano pronte. Ma Queque, sentite le grida sdegnate, ma semischerzose, con cui gli uomini in coperta cominciarono a respingere la bara, tra la costernazione di tutti, comandò che quella gli fosse portata immediatamente e non ci fu modo di negarglielo, perché di tutti i mortali certi moribondi sono i più tirannici. E certo quei poveracci dovrebbero andare accontentati, visto che in breve ci daranno per sempre tanto poco disturbo. Sporgendosi dalla branda, Queque osservò a lungo e attentamente la bara, poi domandò il suo rampone. Ne fece togliere il palo di legno e mettere il ferro nella cassa assieme a una delle pagaie della lancia. Inoltre, sempre a sua richiesta, vennero disposte gallette torno torno sui lati, una fiasca d'acqua dolce alla testa e ai piedi un sacchetto di terra legnosa racimolata giù in stiva. E fattosi arrotolare come cuscino un pezzo di tela da vela, Queque pregò di deporlo nel suo ultimo letto, per sperimentarne le comodità, se ne aveva. Giacque senza muoversi per alcuni minuti. Poi disse a uno di pescare nel sacco e portargli il suo piccolo dio Yo-Yo. E incrociando le braccia sul petto con Yo-Yo nel mezzo, domandò che gli mettessero addosso il coperchio. Il portello, diceva lui. La parte di testa girava su una cerniera di cuoio. Ed ecco lì, Queque, disteso nella bara, mostrando poco più del suo viso composto. Rarmai, va bene, è comodo, mormorò finalmente e fece segno che lo rimettessero nella branda. Ma prima che ciò fosse fatto, Pip, che si era aggirato là intorno tutto il tempo, si avvicinò all'altro disteso e lo prese per mano con singhiozzi sommessi, tenendo il tamburello nell'altra mano. Povero Giramondo! Non finirai mai con questo faticoso girare. Dove vai ora? Ma se le correnti ti portano a quelle dolci Antille dove le spiagge sono battute solo dalle ninfee, me la fai una piccola commissione? Domanda di un certo Pip, che ormai manca da molto. Credo si trovi in queste lontane Antille. Se lo trovi, confortalo, perché deve essere triste assai. E guarda, ha lasciato il suo tamburello. L'ho trovato io. Rigga dig, 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 dig. Ora, Queque, muori e io ti suono la marcia funebre. Ho sentito dire, mormorò Starbuck, guardando per il portello, che certi uomini assolutamente ignoranti, presi da qualche febbre violenta, hanno parlato le lingue antiche e che quando si snoda il mistero, si trova sempre che nella loro infanzia, completamente dimenticata, quelle lingue erano state parlate realmente in loro presenza da qualche grande studioso. Così io credo profondamente che il povero Pip, in questa pazzia strana e gentile, ci porta testimonianze celesti di tutte le nostre patrie lassù. Dove può averle imparate queste cose se non lì? Attenti, parla di nuovo. Ma ora in modo più scomposto. In riga, per due, facciamone un generale. Ehi, dov'è il rampone? Mettetelo qui, di traverso. Rig, dig, 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 urra! Ci vorrebbe un gallo da combattimento che gli stesse sulla testa e cantasse.
Queque muore da coraggioso, ricordatelo. Queque muore da coraggioso, stateci bene attenti. Queque muore da coraggioso, dico da coraggioso, da coraggioso. Ma quel vile di Pipetta è morto da codardo, è morto tutto tremando. Abbasso Pip, senti, se trovi Pip, dici a tutte le Antille che è un disertore, un vigliacco, un vigliacco. Di loro che è saltato da una lancia. Non batterei mai il mio tamburello su quel vigliacco di Pip e non lo saluterei, generale, se fosse qui di nuovo a morire. No, no, vergogna per tutti i vigliacchi, vergogna a loro. Affoghino tutti come Pip, che è saltato dalla lancia. Vergogna, vergogna! Per tutto questo tempo, Queg giacque con gli occhi chiusi, come in un sogno. Pip fu allontanato e il malato rimesso nella branda. Ma ora che apparentemente aveva fatto ogni preparativo per morire, ora che la cassa da morto era risultata ben costruita, Queequeg di colpo si riprese. Presto si vide che la cassa del carpentiere non serviva più. E a quel proposito, quando qualcuno espresse la sua lieta sorpresa, Queequeg rispose in sostanza che la causa della sua improvvisa convalescenza era questa. Al momento critico si era appunto ricordato di un piccolo dovere a terra che stava per lasciare incompiuto e perciò aveva cambiato idea quanto a morire. Ancora, dichiarò, non poteva morire. Allora gli chiesero se vivere o morire dipendeva dal suo sovrano volere e piacere. Certamente, rispose. In una parola, l'idea di Queequeg era che se un uomo si metteva in testa di vivere, una semplice malattia non lo poteva uccidere. Potevano farlo solo una balena o una bufera, o qualche forza distruttrice di quel genere, violenta, incontrollabile e bruta. Ora c'è questa differenza notevole tra il selvaggio e il civile, che mentre un uomo civile è malato, generalmente parlando, ci può mettere 6 mesi a guarire. Un selvaggio malato in una giornata è quasi rimesso. Così ben presto il mio Queequeg riprese forza e alla fine, dopo essere rimasto per qualche giorno a sedere indolente sull'argano, mangiando però con appetito gagliardo, saltò all'improvviso in piedi, gettò all'aria gambe e braccia, si dette una buona stirata, sbadigliò un pochino e poi, balzando a prua dalla sua lancia issata e bilanciando un arpione, si dichiarò in forma per combattere. Con barbaro capriccio, egli adoperò ora la sua bara come cassone e, vuotandoci dentro il sacco dei vestiti, li mise in ordine lì dentro. Molte ore libere le passò a intagliare il coperchio con ogni sorta di figure e disegni grotteschi e pareva che cercasse così di copiare, nella sua maniera rozza, parti del tatuaggio intricato del suo corpo. E questo tatuaggio era stata opera di un defunto veggente, profeta della sua isola, che con quei geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e della terra e un trattato misterioso sull'arte di raggiungere la verità. Sicché Queequeg era nella sua stessa persona un enigma da sciogliere, un'opera meravigliosa in un solo volume, ma i cui misteri neanche lui sapeva leggere, per quanto pulsassero con gli stessi battiti del suo cuore. Questi misteri erano perciò destinati a sgretolarsi, alla fine, assieme alla viva pergamena su cui erano tracciati, e così a restare insoluti per sempre. E doveva essere stato questo pensiero che suggerì ad Achab una fiera imprecazione una mattina, nel voltarsi via dopo aver osservato il povero Queequeg. Ah, diabolico supplizio di Tantalo degli dèi!